Allora, intanto le sto facendo cucinare, appena finito di pulire, uno dei nuovi piatti, il butter chicken, e vediamo se lo gradiscono. Lei ha 10 in cucina, quindi li può cucinare tutti. Lui si stava, ma perché non ti diverti a fare il computer? Allora vai a guardarti la televisione. Allora, guarda un canale, guarda i notiziari. Fibi ha raggiunto il livello 2 di forma fisica, meno male perché domani deve andare a scuola e ha raggiunto il 2 di un'abilità. Adesso mangerà, però prima si fa una bella doccia. Adesso vi faccio anche vedere, fai una doccia riflessiva. Questo è uno dei nuovi completi del fit. Beh, le ho aggiunto dei pantaloncini sotto. Lei, tu devi andare in bagno, tesoro mio, vai su subito in bagno. Tu hai già cucinato a Renui, ma ti sembra il modo di vestirti in casa? Ci avete anche il riscaldamento acceso, no? È spento. Cambia abito, fa freddo, no, fa caldo, ma io non so, boh, per carità, ma come sarebbe che i vestiti quotidiani sono questi? Da quando in qua? Boh, vabbè. Fa caldo, ma com'è che fa caldo, che è inverno? Boh. E non ho capito, va bene. Poi, appunto, lei deve andare in bagno. Oh mio Dio, facciamo così perché non si può perdere tempo. Usa. Lei si sta facendo la doccia. Eccolo qua, il chicken, non so cosa, adesso ve lo dico. Il, come si chiama sto piatto? Butter chicken, un piatto gustoso a base di pollo con una salsa speziata di pomodoro, burro e panna. Boh, una roba leggera. Ok, tu chiama a tavola, ma mi sa che non tutti avete fame. Infatti, lui non ha fame, lei non ce l'ha. Facciamo che prende un piatto, lei prende una porzione. Tu poi prendi una porzione, dopodiché fate tutte e due i compiti. Tu li hai completati, ok? E tu dopo fai i compiti. Vi faccio vedere. Allora, intanto io ho preso solo due kit, quello della polvere proprio anche no, perché non, i miei Sims non hanno tempo, hanno un sacco di cose da fare, fra compiti, attività, hobby, eccetera. Ci manca che gli si riempia la casa di polvere, per cui ho preso, ecco, anche questo è uno dei vestitini carinissimo, del kit. Ho trovato fra l'altro tante cose lilla e ho preso la cucina, solo che non l'ho cambiata. Ho aggiunto questi oggettini e fuori dove c'è l'orto, ecco qui hanno il coso delle patate, il secchio delle patate, e qui ho aggiunto i tre secchi delle cose raccolte da Arenui. Ha raccolto le pere, i limoni, le mele. E vediamo qua se c'è da fare qualcosa. Oh, innaffia, benissimo, finalmente si può innaffiare e poi raccogli tutto. Facciamo che li vendi gli agli, tanto li hai, per cui è qui, non si può fare niente. Ok, va bene. Ma i frutti del drago, autunno, perché non me li dà? Che quelli li diventano ricchi coi frutti del drago. Dove è andata a mangiare lei?
Hai già finito di mangiare? Eh no, Gioia, allora fai i compiti. No, 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 come no, fai i compiti, vendiamo quelli delle elementari, sempre un simoleon, e papà ti aiuta. Dove sei andata a fare i compiti, amor mio? Ah? Guardate, sto vestitino è proprio carino, eh? Ok, paparino, aiuta la tua bambina, aiuta a fare i compiti. E riponiamo questo qui. Il pollo con la panna, il burro, mi sa un po' pesantuccio. Poi vi faccio vedere la camera. Ho dovuto allargare un pochino qua, gliel'ho messa vicino a quella della sorella, però hanno due ingressi separati. Qui cosa c'è sospeso nell'aria? Che roba è? Il tabletto. Questo lo possiamo anche vendere, eh? Non serve più. Ok, poi lei, siccome una delle due sarà l'erede e l'erede dovrà fare politica, quindi dovrà essere carismatica. Allora, la sua cameretta lilla, ci sono gli oggetti dell'update gratuito. Questo armadio mi piace tantissimo, anche perché gli armadi sono proprio pochi in questo gioco. C'è questo qui, è uguale quello mezzo aperto, però negli armadi piacciono di più chiusi. Poi c'è quello a muro e quelli un po' fantasiosi. C'ha questa libreria, l'unica che ho trovato lilla, che piglia tutto il posto. C'ha ovviamente il sistema solare e ha ricevuto. Anche lei ha avuto dei regali per il compleanno strepitosi, nonostante, ma questo non sono stati i suoi. Perché sei a disagio tu? Cosa c'è che non va? Stai, non l'aiuti a fare i compiti? Vai a far pipì. Usa, basta TV. Ma porca miseria, ma non fanno mai quello che gli dico. E quindi la sua cameretta così tutta lilla, anche le pareti sono lilla e il suo bagno, ecco qua, piccolino perché lo spazio è quello che è. Quindi ecco, Phoebe si sta avviando a fare carisma. Tutto quello che può riguardare la carriera politica. Seguirà anche dei corsi all'università nei giorni liberi. Domani, per esempio, c'è a scuola, però nel pomeriggio, sì, domani c'è scuola, domani piove. È inverno. Ah, fa freddo, ok, perché non avrebbe senso. Quello che non capisco è perché lei negli abiti quotidiani c'ha, boh, non capisco. Cambia abito. Possibile che negli abiti quotidiani c'hai tre mise invernali e qui ne altre? No, non ho proprio capito come mai. Vabbè, lascia stare. Se hai freddo ti vestirai. Spegni questo. E basta, lei deve fare i compiti. Oh, bravo Ruben, bravo. Eh sì, Ruben, bravo Sky. Ragazzi, lui a me sembra troppo massiccio, ma è normale che sia così muscoloso, è una roba esagerata. Finito i compiti, benissimo, vai su, fai la pipì nel tuo bagnetto e niente, fatti un po' di carisma allo specchio, usa e esercitati nei discorsi. Mentre lei piccina è già a nanna, eh sì, sono le 11, e lei ha fame, mo c'hai fame, mo che potevi mangiare con le tue figlie, ti viene fame adesso. Va bene, la faccio mangiare, poi tutti a nanna e domani inizia una nuova settimana. Oh, eccoci qua in una giornata brutta e piovosa. Fra poco, Sky va al lavoro.
Si deve fare una doccia, sì, assolutamente. Fai una doccia, diciamo veloce, così magari vai energico al lavoro. Cos'hai da brontolare? Astinenza? Mammina, ma c'hai dei muscoli che fanno paura, sembri un culturista. Lei sta mangiando, lei ha fame, anche lei piccina, però speriamo faccia in tempo. L'hai fatta la doccia, Gioia? La sta facendo, ma bisogna che tu ce la faccia a mangiare qualcosa. No, non ce la fa. Mangerà a scuola e tu anche finisci di mangiare perché fra poco vai a scuola anche tu. Muoviti invece che chiacchierare con tua madre. E lei la voglio mandare in città, ragazzi, Sky. Allora, Arenulfo Nuiberri lavora da casa, mentre lui va al lavoro. Inizia la stagione della schiusa delle tartarughe. Ma come ti vesti per andare al lavoro, amor mio? Ma come ti vesti? Cambiati. Vabbè, che tanto quando va al lavoro si veste da militare, si può mettere gli scarponi da sci in casa, secondo voi? No, ditemelo. No, perché mi piacerebbe saperlo. Fra 2 ore, ok. Quindi lui ha fatto tutto benissimo. E lei se ne va in città perché voglio che si registri presso dei locali. Tu vai a scuola, è peggio per te se non hai mangiato. E tu pulisci. Tu non sarai vestita un po', ecco, guardate un altro look di quelli nuovi. Vabbè, le calze gliele ho messe io, ma questo è un mini vestito che però va bene per il freddo, e io le ho messo le calze rotte. Io la vedo così molto molto casual lei, e gli stivali. Ok. Allora, aspettiamo che Ruben vada al lavoro. Ma perché sei disturbato? Cos'hai? Devi fare movimento, ma io non so. Cambia abito e mettiti il tuo abito così. Dopodiché te ne vai giù, ecco, lavori, vai a lavorare. Vuoi fare ginnastica, fai il ballo della plumbomba e via, allenamento, video di ballo della plumbomba, perché potenziamento muscolare sinceramente mi sembra eccessivo. Ok, appena finito il ballo della plumbomba, seguiamo Arenui in città che si registra presso vari luoghi, così aumenta un po' i suoi follower. Eccolo lì che fa il ballo della plumbomba. Plumbomba o plumboba? A me sembra plumbomba. Dai, non posso fargli fare il potenziamento muscolare. Oh, lo vedete com'è felice? A lui basta fare ginnastica. Va bene. A fra poco. Sì, Gioia, accendi il riscaldamento però. Posta il termostato più caldo. Oh, anche lui ha il nuovo. sì, è. L'ho comprato il kit, lo uso. Comunque, ragazzi, io l'ho comprato per curiosità e ripeto, quello della polvere non l'ho preso perché 5 aspirapolveri per 5 euro mi sembra eccessivo, tanto più che io la polvere l'avrei tolta, avrei tolto l'opzione. Allora, a che serve avere le aspirapolveri se non c'è la polvere? Quindi, no, era eccessivo. Eccolo lì in tutto il suo splendore! Ma che roba! Ma che divisa! Ma robe de mat! Vai tesoro mio, vai e vai in città. Sì, viaggia. Allora, prima cosa, registrati presso la palestra. Blocca la porta. Allora, intanto fatti un selfie qui davanti alla palestra. Eccola qua. Vediamo. Ok.
No, direi che è meglio così. Ok. Fatti un bel selfino, si vede la palestra dietro, non tanto, ma vabbè. 5, così mette l'immagine. Poi ci deve essere social network. No. Aggiorna lo stato sui social, perfetto. Poi registrati presso Informa, questo cercavo, e condividi la foto, non c'è, sì, aggiungi alla storia e rispondi alla posta. Ok, e qui abbiamo fatto. Oh, ma guardate, c'è ancora la Serena Colombo, non è invecchiata neanche di un capello proprio. E adesso vediamo quanti follower, controlla i follower totali, quanti follower, 588, beh, insomma, non sono tantissimi ancora, però ok, 588 follower. Adesso viaggia e vai a registrarti anche da un'altra parte. E direi che si può registrare presso il pianeta Carapop. Quindi registrati presso il pianeta Carapop, fatti un selfie. Fatti un selfie qui col casco da sciatrice, mi sembra perfetto per il pianeta Carapop. Ok, e basta. E poi non so, condividi la storia. Aggiungi alla storia e dai, no, non dare niente perché siamo poverelli, poverelli. Dunque, un pochino di fame c'è. Qui cosa vende? Contratta perché, insomma, i soldi sono pochi. Anzi, adesso prendi anche qualche bel poster, così vediamo. No, non ti fa lo sconto. Sei un osso duro, sì, glielo fa lo sconto. Ordina del cibo scontato e prenditi un hot dog di tofu. Dopodiché le faccio prendere qualche poster che qua sono. Intanto, vabbè, questo cerca palle, vabbè, non valgono niente, ma qua ci sono i poster e questi mi sembra che siano quelli da 200. Dopodiché torni a casa perché le tue figlie stanno per tornare. Ah, anche qua prendi un poster. Ok, com'è qui? Emotivamente consapevole. Hai compiuto il primo passo, ma acquisire l'autentico controllo emotivo? Cosa, perché? Cosa ha fatto emotivamente consapevole? Ah, lei vorrebbe registrare. Trasmetti in streaming con il drone, va bene, dai, cerca informazioni sui vampiri, no, gioia mia. Ok, ora vediamo quanto valgono i poster che trova. E ci vendiamo il tutto. Vediamo, è nuovo perlomeno dalla musichetta, no, è quello da 100, no, 200, ve l'ho detto, Vai e prendi un altro, poi mangiati il tuo dog e mi sembra che tu abbia anche cos'ha? Un nuovo stile di vita? Socievole, no, niente di che. Ok, un pochino mangiato. Brava, finisciti il tuo hot dog. Vediamo il poster. E un altro da 200. Beh, insomma, per una gita in città, 400 simoleon, questo non vale la pena di venderlo, lo mettiamo in casa.
un 400 simoleon, magari ogni volta che vado in centro di Milano trovassi 400 euro, ci andrei 10 volte al giorno. Va bene, ci vediamo al ritorno delle ragazze da scuola. Oh, siamo a casa, sta diventando di tendenza. Continua così nel mondo dei social, essere di tendenza è indice di eccellenza. E qua piove, le ragazze sono ancora a scuola, quindi vai dentro casa e basta, oggi hai lavorato. Vai qui, cosa hai bisogno? Del bagno, ok. Ah, devi andare a lavorare? No. Sali di livello di videogioco e concentrati. Va bene, facciamo tutto ciò. E niente. Volevo, eccolo, con un progetto scolastico. Ma no, deve aiutarlo il papà. Quando torna il papà si fa il suo progetto scolastico. E lo mettiamo, perché sei disperata, Gioia, sei tesa perché hai bisogno di divertimento. Allora guarda un film con tua sorella e guardatevi per una bambina Calcal College, dai, con lei, mentre poi fai i compiti, fai il progetto scolastico, vediamo che progetto è. E quando arriva papà, ok, lo mettiamo qui, mentre lei, no, anche lei c'ha il progetto scolastico, vabbè, lei cos'ha? Vulcano con reazione chimica e lei robotica, bellino il robot. Vediamo se, no, il progetto qua in casa mi sa che non entra, no, assolutamente no, in cucina nemmeno. Lo farà giù in taverna e quando arriva papà aiuta prima Phoebe, poi la mamma, no, la mamma deve fare queste cose. Sta lavorando da casa, concentrati, devi valutare le mosse, valuta le mosse, valuta le mosse e poi sali di livello di videogioco, ok, dopo facciamo un po' di videogioco. Intanto concentrati, così poi puoi aiutare la tua è già concentrata, mizzica? Ok, allora niente, facciamo che cominci a ad aiutare, comincia ad aiutare lei col progetto scolastico. Ormai si è divertita, inizia a lavorare attentamente, dopo mangi, tesoro? Mentre c'è Olimpia verrà aiutata dal suo papà. Basta TV, vabbè, finisci di vedere il film. Ragazzi, io vi saluto, mi sembra di avervi aggiornato a sufficienza. Phoebe sta andando avanti, adesso la manderò, anche se non è troppo stanca dopo aver fatto compiti e progetto scolastico, la manderò anche a una lezione di carisma, così va più avanti e niente, farà il progetto scolastico e tutto il resto. Inizia a lavorare attentamente e tu aiuta, assisti nel progetto. Assisti nel progetto, vai. Perfetto, ciao a tutti. Ciao ciao!